Dante e la Val di Nievole. Oggi siamo al castello di Cozzile. Dopo aver visto il ponte di Dante, ecco qui un altro luogo dantesco. Il castello di Cozzile domina l'intera Val di Nievole ed è stato costruito a fine 800, primi 900, in stile neogotico e neoromanico. È una sorta di falso, quindi, ma è comunque un edificio molto bello e sembra veramente calato in un contesto adeguato. Che ha a che fare il castello di Cozzile con Dante? In realtà, prima che fosse costruito questo castello, c'era qui la casa di Dante, un'abitazione privata in cui viveva un importante dantista della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, Giovan Battista Giuliani, che scrisse molti saggi sulla Divina Commedia, che insegnò allo studio di Firenze, che riuniva qui anche intellettuali, poeti e scrittori fiorentini. Quindi uno studioso in particolare della lingua dantesca che lui studia mettendola a riscontro anche con la parlata Val di Nievolina. C'è nei suoi commenti una serie di riferimenti appunto a termini usati normalmente in Val di Nievole che si ritrovano poi nella commedia. Tra i castelli presenti nel testo dantesco, sicuramente quello più celebre è appunto il castello del Limbo, il nobile castello in cui Dante vede gli spiriti magni, cioè i grandi uomini dell'antichità che Dante non vuole condannare ad una pena fisica umiliante, magari come tanti altri spiriti dell'inferno. Li condanna ad una pena esclusivamente spirituale, che consiste nella tristezza e nella malinconia derivante dalla consapevolezza di non poter vedere Dio. E qui Dante con Virgilio viene accolto innanzitutto dai grandi poeti dell'antichità, appunto dice la terzina del quarto canto: «Così vidi adunar la bella scola di quel signor dell'altissimo canto che sovra gli altri com'aquila vola». La bella scola d'Omero, appunto, perché c'è Omero, c'è Orazio, c'è Ovidio e c'è Lucano. E insieme a Virgilio e Dante, ecco il gruppo in cui Dante dice «Fui sesto tra cotanto senno». «Venimmo al piè d'un nobile castello, sette volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura, per sette porte entrai con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verdura. Genti veran con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei lor sembianti, parlavano rado, con voci soavi. Tremmoci così dall'un dei canti in luogo aperto, luminoso e alto, sì che vedersi potean tutti quanti. Colà diritto sopra il verde smalto mi fur mostrati gli spiriti magni che del vedere in me stesso m'è salto».